Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi facciamo, anche se sono un po' in ritardo, i top e i flop per quanto riguarda il make-up dell'anno 2018. Non sono tutti i prodotti che ho comprato proprio nel 2018, però sicuramente sono prodotti che ho utilizzato maggiormente in quest'anno. In realtà sono tutti promossi tranne un mega bocciato, quindi diciamo che sono stata abbastanza fortunata. Cominciamo dai promossi. Anzi, andiamo un po' ora. No, vabbè, cominciamo dai promossi, dai. Uno dei più recenti acquisti, questo mascara di Sante, si chiama Big Catwalk Lashes. Questo qui. Devo dire che mi sta piacendo molto. Lo utilizzo da un paio di mesetti circa e mi piace moltissimo l'effetto che fa perché comunque va a allungare molto le ciglia e gli dà un aspetto un po' più voluminoso. Ricordiamoci sempre che sono mascara naturali, quindi non ci aspettiamo i miracoli, ecco. L'unica pecca di questo mascara è, secondo me, cioè per quanto mi riguarda, lo scovolino, perché è veramente gigante e per il mio tipo di occhio non va bene. Però per quanto riguarda l'effetto proprio, mi piace tanto ed è un valido sostituto di quello di Avril nero. Poi andando avanti, anche questo è un acquisto abbastanza recente, ma che ho utilizzato veramente tantissimo, infatti ha già il buchino. E è questa cipria di Neve Cosmetics, la Flat Perfection, dentro allo specchio. E poi questo è il prodotto, vedete che ho già solcato, diciamo, il prodotto. Mi piace veramente tanto questa cipria, l'avevo acquistata perché avevo sentito parlarne bene e in effetti sono d'accordo con tutti i commenti positivi che ho visto, che ho letto di questo prodotto perché va ad opacizzare bene il trucco, lo fissa, soprattutto in questa zona qua del contorno occhi non mi va a segnare, a entrare nelle pieghette o a fare l'effetto cakey, quindi polveroso e mi piace perché mi tiene matte tutto il giorno, quindi è super super promossa. Un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'anno, di cui sono follemente innamorata, forse la palette che mi piace di più tra quelle che ho, è questa palette di Mulac che si chiama Good Vibes. Questa è dai toni violacei. Possono sembrare freddi, ma comunque sono toni neutri perché sono molto scaldati e mi piacciono praticamente tutti i colori. Forse l'unico che non utilizzo molto è questo qui perché è quasi un bianco e sul mio tipo di pelle va un po' troppo a sbattere, tra virgolette, è troppo chiaro come prodotto, però per il resto mi fanno impazzire. Questo qui lo utilizzo anche come illuminante per il viso ed è stupendo, ma in generale questo tipo di colore mi fa uscire tantissimo il verde dagli occhi e è una appunto delle palette più utilizzate in quest'anno, cioè l'anno scorso ormai, e che più mi è piaciuta. Sempre rimanendo in tema Mulac, un'uscita che mi ha fatto veramente impazzire è stata la Feminine Collection. Io l'ho presa tutta e questi sono i prodotti all'interno. Abbiamo 4 tinte labbra e 4 gloss. Io prima di acquistare questa collezione non utilizzavo moltissimo i gloss, ma devo dire che questi qua di Mulac mi fanno impazzire e li utilizzo giornalmente. Per quanto riguarda le tinte labbra, io sapete che non ho un buonissimo rapporto in generale con le tinte labbra, in quanto l'unica che mi piaceva è una che vi faccio vedere subito dopo questa, cioè che mi piaceva, intendo come confortevolezza, che mi durasse, eccetera. Ma da quando ho preso queste, devo dire che sono un validissimo sostituto. La cosa non tanto carina è che contengo, cioè che l'inci non è molto buono, ecco, però ho voluto, insomma, non ho voluto tenerne conto e le ho prese e mi sto trovando benissimo, sono le tinte che uso praticamente tutti i giorni. La mia preferita è Ask Me Please, che ha un colore un po' più freddo, quasi con un sottotono grigiastro e
bellissime, insomma, in internet potete trovare un sacco di swatches, quindi è inutile che ve li sto a fare io. Per quanto riguarda i gloss, sono dei gloss super pigmentati, sembrano proprio rossetti liquidi, sono abbastanza appiccicosetti ma non troppo, non danno fastidio, ma la cosa migliore è che durano parecchie ore. Il mio preferito è questo qui, il secondo più chiaro, che si chiama Confidence Boost, perché è un colore che mi sta particolarmente bene. E poi abbiamo questo qui che invece lo utilizzo per quando, questo è il Iconic Nude, che è il più chiaro della collezione, lo utilizzo quando faccio degli occhi particolarmente scuri, perché ci sta benissimo, benissimo, essendo abbastanza chiaro. Gli altri due sono un po' più colorati, insomma un po' più pesantini da portare, però mi piacciono tantissimo. Questo qui, ragazze, che è scuro così, sulle labbra ha proprio questo colore bello pieno e lucido, ed è bellissimo. Insomma, tutta questa collezione devo dire che l'ho super sfruttata, non c'è un pezzo solo che non mi piaccia, è veramente bellissimo. La tinta di cui vi parlavo prima, che è stata la mia top di quest'anno, ma anche forse dell'anno prima, non mi ricordo quando... No, quest'anno l'ho acquistata, nel 2018, non me lo ricordo. Ce l'ho da un po', ha superato il PAO, ma non ha cambiato né consistenza né niente. Ed è la Lip Tint di Puro Bio, nella colorazione 03. È un rosa freddo e questa in assoluto è quella... con cui mi trovo meglio di tinta labbra. So che altri colori non hanno la stessa performance, su altre persone questo colore qua non ha la stessa performance che ha su di me, sono stata fortunata, non so, ma con le mie labbra ci sta benissimo. Vi ho fatto anche, se scorrete nei vecchi video, una prova, un test and tell, quindi l'ho tenuto tutta la giornata mangiando, bevendo, e è restato praticamente perfetto. Il colore è uno di quelli che mi sta meglio e mi fa impazzire, ce n'è veramente pochissimo all'interno, l'ho praticamente finita e è uno dei pochissimi prodotti labbra che praticamente ho finito. L'unico prodotto bocciato di quest'anno, che mi sento appunto di bocciare proprio totalmente, è il correttore Sublime di Puro Bio. Questo è il peggior correttore che abbia mai provato, è veramente, non so neanche come descriverlo. Allora, innanzitutto non mi piace l'applicatore, che è fatto così, quindi con il pennellino, e non mi piace perché spesso si blocca, devo forzare tantissimo la fuoriuscita del prodotto, dopodiché... cioè praticamente esplode e ne esce tantissimo, una quantità enorme. Inoltre è super pastoso, ma la cosa che mi dà più fastidio è che se vi scende una lacrimuccia, questo correttore praticamente si apre, vi fa un effetto orribile, come se vi foste sporcati di vernice sulla pelle. Cioè, una volta mi sono lacrimati gli occhi, avevo messo, era una delle prime volte che lo utilizzavo, avevo messo una bella quantità di correttore in tutta questa zona, ragazzi. Il mio ragazzo mi ha guardato e ha detto: ma cos'hai combinato? Qui era una situazione terribile, terribile. E ora lo sto per finire, lo utilizzo solo in questa zona qua per schiarire giusto questa zona, ci metto sopra la cipria, però qui proprio nella zona dell'occhiaio non riesco proprio ad utilizzarlo. Quindi questi erano tutti i miei top e flop per quanto riguarda il make-up dell'anno 2018. Fatemi sapere quali sono i vostri e io vi aspetto nel prossimo video. Se vi va, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Ciao!